Dunque, quindi adesso per il sistema con prelievo di tensione e inserzione di tensione dobbiamo valutare l'effetto della reazione sulle impedenze di ingresso e di uscita. Allora, mettiamoci qua, quindi impedenze di ingresso e di uscita. Quindi il calcolo è abbastanza facile, puoi calcolare RIF, l'impedenza d'ingresso con il sistema in reazione. Dobbiamo fare VS diviso IS mettendo come generatore un generatore ideale, cioè un generatore con RS. Ecco, in questo caso abbiamo messo un generatore di corrente, quindi l'RS in parallelo, quindi questo vuol dire un RS che tende infinito. Ok, torniamo un attimo indietro. Questo è il circuito. Vedete, quindi se RS tende a infinito il generatore è ideale, la VS è questa tensione. E quindi possiamo calcolarla facilmente perché abbiamo che VS a che cosa è uguale? A, qui mettiamo le masse, a IS più beta V che è la somma delle correnti per la resistenza su cui questa corrente cade, che è, vedete bene da qui, RS da una parte, in parallelo R o beta che è questa, e poi in parallelo c'è anche la resistenza d'ingresso del circuito equivalente della rete di amplificazione. Quindi io qui devo fare VS uguale a IS più beta V, questa è la corrente, per la somma delle la resistenza su cui questa corrente cade, che è RS, ma stavolta RS tende a infinito. Va bene, facciamolo un attimo. RS parallelo R o beta parallelo R in. R in è la resistenza d'ingresso della rete. Allora, a questo punto io qua mi ricordo che ho appena calcolato V in funzione di S, perché V era uguale a A con E diviso 1 meno beta con E per IS. Questo l'abbiamo appena calcolato. Quindi se faccio la sostituzione, sostituiamo e viene VS uguale. A questo punto IS lo posso portare in evidenza. Poi qua vedete, se faccio 1 più beta con E diviso 1 meno beta con E, provo a fare il minimo comune multiplo, al numeratore mi rimane soltanto 1, diviso 1 meno beta a con E, che moltiplica RS parallelo R o beta parallelo R in, e ora posso direttamente ottenere RIF. Quindi RF è uguale a VS diviso IS calcolato per un generatore ideale, quindi con RS infinito. E quindi se sostituisco mi viene RS parallelo R o beta parallelo R in diviso 1 meno beta A con E, tutto calcolato per RS che tende a infinito. È un limite, no? Limite per RS che tende a infinito. Che cosa vuol dire? Vuol dire che al numeratore RS sparisce nel parallelo quando tende a infinito, e al denominatore A con E deve essere calcolato con RS che tende a infinito. Quindi questa è l'espressione finale. Quindi di nuovo, stavolta il tipo di reazione che ho imposto mi dà una resistenza d'ingresso bassa, no? Perché il fattore di reazione, che è sempre un numero che cerchiamo di fare grande, è a denominatore. Quindi se ci fate caso, R o beta parallelo R in è la resistenza d'ingresso della rete di A con E, quindi della rete che avrei con beta nullo. Infatti, torniamo un attimo indietro. Se mi metto qua, metto beta uguale a 0, sparisce questo generatore, l'impedenza d'ingresso è proprio
In generale, quando c'è RS, c'è RS parallelo RO beta parallelo RIN, se RS devo rimuoverla viene soltanto RO beta parallelo RIN. Quindi il primo pezzo è la resistenza d'ingresso di A con E diviso per il fattore di reazione. Quindi questo qui è resistenza d'ingresso di A con E e questo qui è il fattore di reazione. Se vi ricordate, l'impedenza d'ingresso della situazione precedente, quella con prelievo sempre di tensione ma inserzione di tensione, mi dava un'impedenza d'ingresso molto elevata perché il fattore di reazione era a numeratore. Facendo la stessa cosa ma cambiando soltanto il tipo di inserzione, facendola di corrente invece che di tensione, l'effetto della reazione è completamente opposto perché il fattore di reazione stavolta sta a denominatore. Quindi questo è importante perché dal punto di vista del progetto io, in base a come voglio l'impedenza d'ingresso, decido come fare l'inserzione. La funzione di trasferimento ha un'espressione simile, viene sempre comunque divisa per il fattore di reazione, però l'effetto sull'impedenza d'ingresso è diverso a seconda di come faccio l'inserzione. D'accordo? Quindi l'impedenza d'uscita, in realtà, come vediamo tra un attimo, conta soprattutto il modo in cui faccio il prelievo. Infatti, se andiamo a calcolare l'impedenza d'uscita, vabbè, io direi che possiamo anche non farlo, perché possiamo, se l'andiamo a calcolare come abbiamo fatto per il caso precedente, è esattamente lo stesso. Cioè, se io vado, vi dico il risultato, ma non vi faccio il calcolo. Se faccio la ROF, a quel punto posso usare la procedura di calcolare la tensione di uscita a vuoto diviso la corrente di uscita di cortocircuito, va bene? E lascio come esercizio. Se provate a farlo, viene esattamente la stessa cosa che abbiamo fatto nel caso che abbiamo visto venerdì insieme. Il caso con prelievo di tensione e inserzione di tensione, perché l'unica cosa che veramente conta è il prelievo. Quindi se provate a farlo viene esattamente lo stesso tipo di conto fino in fondo, ok? E quindi quindi viene una cosa del genere, viene in pratica la resistenza di uscita della rete di A con E, che è questa, dunque teniamo un attimo indietro, che è RI beta parallelo R out diviso per il fattore di reazione. Quindi viene RI beta parallelo ad R out diviso il fattore di reazione calcolato per RL che tende a infinito, cioè a vuoto. Esattamente lo stesso conto bene, quindi non lo riguardiamo insieme, era questo il conto, vedete? Stessa definizione. VU0 diviso UCC, questa cosa è esattamente uguale, l'unica differenza è che qui c'è V diviso IS per IS e qui V diviso IS per IS, perché la funzione di trasferimento è definita usando come ingresso la corrente. Questo si semplifica come prima e se uno va giù anche questo passaggio è identico e da qui in poi è tutto uguale. È esattamente la stessa cosa e anche l'espressione finale è la stessa. La differenza è che però ovviamente se andate a vedere il dettaglio di quei parametri non sono definiti nello stesso modo, che beta A con E e R beta hanno un significato leggermente diverso legato al fatto che la quantità di ingresso è una corrente invece che la tensione. Quindi però a parte questa differenza poi l'espressione viene esattamente la stessa, questo è il motivo per cui non lo stiamo a fare. Quindi
Stesso tipo di prelievo mi dà lo stesso tipo di impedenza di uscita, tipo diverso di inserzione mi dà un effetto completamente diverso della reazione sull'impedenza d'ingresso. Ok, andiamo a un altro caso, il caso diciamo 3, che ho detto sono 4 prendendo tutte le combinazioni. Immaginiamo stavolta di fare di cambiare il prelievo, facciamo il prelievo di corrente e l'inserzione di tensione. Quindi l'inserzione è come il primo caso, il prelievo però è di corrente. Il circuito come viene? Ormai abbiamo imparato a e beta sono questi. Se faccio l'inserzione di tensione vuol dire che considero un generatore d'ingresso che descrivo bene con l'equivalente di Thevenin, quindi con generatore di tensione e una resistenza serie. In ingresso ho una rete di inserzione di tensione, quindi così, quindi questa è VF e questa qua è VI. In uscita invece stavolta, se faccio un prelievo di corrente, cosa devo fare? Devo fare in modo che la corrente di uscita dalla rete di tensione sia la stessa corrente che finisce nel carico e che poi va all'ingresso della rete di beta. D'accordo, quindi la rete del beta la scrivo come una rete a due porte, metto il segno VF così come dall'altra parte e devo scrivere l'equazione. A questo punto scrivo l'equazione in forma matriciale come abbiamo visto finora, quindi sono due ingressi e due uscite, una matrice 2x2. Come ingressi cerco sempre di far venire beta qua, quindi prendo come quantità di ingresso la quantità che viene prelevata, quindi la U, quella che considero come uscita, e come prima uscita della rete del beta la quantità che viene reinserita, che è la VF, e poi qui metto la IF e qui metto la V, quindi in modo da avere come ingresso una quantità della porta d'ingresso e una quantità della porta d'uscita e all'uscita una quantità della porta d'ingresso e una quantità della porta d'uscita. Quindi questo termine qua è VF su IF quando U è uguale a 0 ed è quindi una resistenza di uscita. Ricordiamoci le definizioni, a questo punto beta è definito come VF su U diviso, cioè non diviso, per IF uguale a 0. È importante tenere presenti queste definizioni perché poi quando vogliamo calcolarlo, beta, calcolare il valore esatto di beta, dobbiamo tenere presente la definizione e in che condizioni va applicata quella definizione. R o beta è, dal sistema si vede, VF su IF quando U è uguale a 0. Questo termine in basso invece è V su U quando IF è uguale a 0, è una resistenza d'ingresso della rete del beta. E quest'ultimo termine lo mettiamo a 0. In pratica, di nuovo, se vado a rappresentare il circuito equivalente, in uscita ho la somma di due termini, beta U più R o beta IF, quindi ho che VF sarà fatta dalla serie di due termini, no? Quindi beta U che è un generatore di corrente, scusate, un generatore di tensione controllato da corrente, beta U, e in serie ho R o beta IF, cioè una resistenza R o beta
attraverso cui passa la corrente IF. Quindi questo è il pezzo di circuito equivalente che corrisponde alla prima equazione, e poi invece il pezzo di circuito equivalente che corrisponde alla seconda equazione è ovviamente questo qua. Questo mi serve perché adesso vado a calcolare a con E. Ci siamo? Allora, andiamo a calcolare a con E. Notate, beta è una trans resistenza, no? V su IF, quindi. Allora, il circuito equivalente come è fatto? A lo mantengo, tanto mi ricordo come è fatto dentro, giusto per ricordare la cosa, sostituisco al posto del beta il circuito equivalente, quindi questo è VI. Qua devo mettere quello che avevo detto prima, quindi beta U R beta, questo qui è IF, e poi qua invece devo fare questa operazione qua, questa è RL. Questa è beta. Questo qua è io. Quindi, allora, perché faccio prima un discorso generale? Perché di nuovo voglio farvi vedere che relazione c'è tra A con E e A con F. Quindi qui chiamiamolo calcolo di A con E e A con F. La cosa è abbastanza semplice, perché A con E, da definizione, di nuovo, vedete, questo meccanismo mi consente di trovare sempre espressioni uguali per circuiti diversi, perché A con E per definizione è V su, anzi IU, perché la grandezza di uscita è la IU. A con E lo definiamo sempre come la grandezza che prendo come uscita, cioè quella che viene prelevata, diviso la grandezza che prendo come ingresso, che è quella che viene inserita. Quindi è un IU diviso VS per beta uguale 0. D'accordo? Quindi, se beta è uguale a 0, io scrivo IU uguale ad AE per VS. Va bene? Ovviamente. Quando beta invece non è 0, vedete, cosa, l'unica cosa che cambia è che si accende questo generatore beta U. Se guardate la maglia d'ingresso, beta U è esattamente in serie a VS e concorde di segno, quindi ovviamente l'unica cosa che cambia è che U sarà uguale a la stessa funzione di trasferimento, ma il generatore ingresso non è più VS, ma è VS più beta U. E da qui ricavo che U diviso VS è uguale ad AE diviso 1 meno beta A con E. E ormai non dovrebbe più stupire. Questa è quella che chiamiamo A con F. D'accordo? Ovviamente sia A con E sia A con F dal punto di vista dimensionale sono delle conduttanze, ovviamente sono transconduttanze, perché ovviamente legano la corrente d'uscita alla tensione d'ingresso. Vabbè, detto questo, quindi beta l'abbiamo già definito e possiamo calcolarlo per una rete particolare. Adesso abbiamo preso una rete generica descritta con un sistema a due porte, però poi nel caso particolare sarà una rete precisa, quindi sapremo come calcolarlo. A con E, in questo caso possiamo andare a calcolarlo abbastanza rapidamente. Dunque, come facciamo? Cominciamo a scrivere, facciamo una pagina nuova, A con E. Allora, maglia d'ingresso
alla maglia d'ingresso, se beta uguale a 0, abbiamo un unico generatore che è VS uguale a IS che moltiplica la somma delle resistenze, che è RS più R o beta più Rin. Va bene? E invece abbiamo che la VI è uguale a Rin per IS. Quindi alla maglia d'ingresso noi sappiamo che VI su VS è uguale a un partitore di tensione, quindi Rin diviso Rin più RS più R o beta. Questo è il primo punto. Poi a questo punto possiamo scrivere alla maglia d'uscita l'espressione è questa. Qui possiamo mettere il generatore di tensione, l'equivalente Tevin, no? Quindi generatore di tensione A per VI e resistenza serie Rout. Non sto tutte le volte a disegnarlo, tanto me lo posso immaginare, no? Quindi la U sarà la tensione del generatore diviso la somma delle resistenze della maglia. Quindi a questo punto la maglia di uscita noi possiamo scrivere che U, che è la grandezza che voglio, sarà uguale a il generatore A per VI diviso la somma delle resistenze della maglia, che è fatta dalla resistenza Rout della rete di azione, la resistenza del carico e la resistenza d'ingresso della rete del beta. E quindi posso scrivere A con E. A con E è U su VS per beta uguale a 0, e quindi sostituisco, vedete, mi viene A che moltiplica, diciamo A che divide per R out più RL più R beta, va bene, per il partitore di ingresso R in diviso RIS più RS più R beta. Quindi le A con E le abbiamo calcolate, adesso possiamo calcolare le resistenze di ingresso e di uscita, quindi RIF e ROF. Torniamo un attimo al disegno. Ecco qua, la IS è questa, quindi la resistenza di ingresso sarà VS diviso IS con RS 0 per mettere un generatore di tensione ideale. Quindi RIF è VS diviso IS con RS uguale a 0. Abbiamo già scritto la relazione tra VS e IS. Beh, questa relazione qui era scritta per beta 0, beta uguale a 0. In generale, quando beta non è uguale a 0, che è la condizione, che è la condizione nostra, dobbiamo dire alla maglia d'ingresso, maglia di ingresso. L'abbiamo già fatto questo calcolo, ora ve lo comincio, ma non lo... è molto veloce. Qui abbiamo VS più beta I con U, questa è la somma dei due generatori di tensione alla maglia d'ingresso, uguale a IS che moltiplica la somma delle delle resistenze, che è RS più Rin più R o beta. A questo punto io qui mi devo ricordare che U è uguale ad A con E diviso 1 meno beta A con E per VS, che è una cosa che ho appena calcolato. Quindi se vado a fare la sostituzione, vedete, banalmente mi viene come al solito, viene sempre lo stesso conto qui, V con S in evidenza e poi
mi viene in pratica 1 diviso 1 meno beta con E. Lo porto di là e faccio il conto un po' rapido, quindi mi viene Vs su S uguale a 1 meno beta con E per RS più R in più R o beta, che è la stessa espressione che abbiamo trovato all'inizio. La RIF va calcolato per RS uguale a 0 e quindi sarà 1 meno beta, beta non dipende da RS, A con E sì, quindi A con E calcolato per RS uguale a 0 per, e questa, di questo, questa somma di resistenze rimane soltanto R in più R o beta, perché per RS uguale a 0 RS ovviamente sparisce. Questo è la stessa espressione che noi abbiamo calcolato per il primo caso con prelievo di tensione e inserzione di tensione. Adesso siamo in un prelievo di corrente, inserzione di tensione, ma vedete l'espressione della resistenza d'ingresso dipende dal tipo di inserzione e basta. Ok? Quindi questa qua, ve lo segnalo qua sopra, è la stessa espressione trovata nel caso 1. Okay. Però di nuovo vi vorrei far notare che in realtà l'espressione è la stessa, ma beta, A con E e R o beta sono definiti in modo diverso. Quindi i parametri sono definiti in modo leggermente diverso quando cambia il tipo di prelievo e il tipo di inserzione, però a parte questa definizione poi l'espressione delle impedenze ingresso ed uscita e anche della funzione di trasferimento generale praticamente viene ripetuta sempre uguale. Allora, vediamo ROF. ROF cosa mi chiede di fare? Devo fare da definizione, questa volta lo facciamo a calcolo perché con prelievo di corrente non l'abbiamo mai fatto. Seguo la definizione, no? Quindi V0 diviso IUCC. Allora, adesso io devo tenere presente che la funzione di trasferimento è definita come IU diviso VS. Quindi, cos'è la VU0? È la tensione di uscita a vuoto, cioè la tensione di uscita che avrei sul carico se il carico fosse infinito, avesse valore infinito. Quindi devo fare, in pratica, RL per IU, giusto? Con il limite per RL che tende a infinito. Quindi questo è il primo termine. IUCC che cos'è? È semplicemente il limite per RL che tende a 0 della U. Va bene? Allora adesso devo cercare di ottenere qualche semplificazione. Per esempio, cosa posso fare? Beh, io so come sono legate le U alle VS, quindi questo lo ricopio, lo scrivo limite per RL che tende a infinito di RL, e qui posso mettere al posto di U A con E diviso 1 meno beta A con E per IS, per VS. E al denominatore qui posso mettere limite per RL che tende a 0 di che cosa? Di A con E diviso 1 meno beta A con E per VS. VS lo posso portare fuori dal limite perché tanto non dipende da RL. Allora a questo punto ovviamente VS e VS si semplifica, mi rimane soltanto questo. Allora,
cos'è che qui dipende da RL? A con E, vediamo come ne dipende. Ce l'abbiamo qua l'espressione, questa è A con E. A con E dipende da RL in che modo? Guardate, RL compare qui sotto. E beh, quando RL tende a 0, l'espressione ce l'abbiamo. Mi devo ricordare questo, che quando RL tende a infinito, va bene, A con E tende a 0. Va bene? Quindi questo mi può aiutare un po' a semplificare, perché vedete qua, quando RL tende a infinito, A con E tende a 0, quindi questo, il denominatore temi in beta A con E diventa trascurabile rispetto a 1. Va bene? Quindi questo posso tranquillamente come dire, trascurarlo. E poi, mentre invece al numeratore no, perché RL, quando RL tende a infinito, A con E tende a 0, però qui moltiplica per RL che invece tende a infinito, quindi ho uno 0 per infinito e va fatto il limite, insomma bisogna fare la verifica. Allora procediamo e cerchiamo di renderci conto di quello che succede. Quando faccio il limite, che vedete, io al denominatore ho A con E per RL che tende a 0. Poi facciamo un altro passaggio, così si capisce meglio. Allora, qui devo fare il limite per RL che tende a infinito di RL per A con E, diviso il limite per RL che tende a 0 di A con E, e poi qui mi rimane a moltiplicare il limite per RL che tende a 0 di 1 meno beta con E. Questo lo posso separare perché sono due quantità finite, anzi io queste le posso calcolare, posso anche levare, scusate, faccio questa cosa, levo proprio il discorso del limite, perché tanto qui posso scrivere A con E per RL uguale a 0 e qui mi viene 1 meno beta con E calcolato per RL uguale 0. Il limite di sotto non è un limite complicato. Allora, questa divisione come mi viene? La prima parte, immaginate, il termine l'abbiamo già calcolato. Allora, metto un RL a moltiplicare. A denominatore, questo primo denominatore diventa praticamente solo RL, quindi questo si semplifica con questo. Gli altri termini, A e poi questo termine del partitore d'ingresso, si semplificano con quelli che ci sono al denominatore. Va bene? Quindi in pratica si semplifica tutto, l'unica cosa che rimane non semplificata è questo termine qui del denominatore, quando RL è uguale a 0, cioè Rout più R beta, che è a denominatore del denominatore e che quindi mi compare qua al numeratore. Qui viene quindi un Rout più R beta che moltiplica 1 meno beta A con E calcolata per RL uguale a 0. E questa è l'espressione dell'ROF. Quindi vedete, abbiamo questa qua che è la resistenza di uscita di A con E, moltiplicata per il fattore di reazione. Quindi notate, stavolta il prelievo di tensione, il prelievo e non di tensione, di corrente, quello che ho fatto adesso, aumenta l'impedenza d'uscita del fattore di reazione. Quindi mi porta a una grande impedenza d'uscita, mentre invece l'inserzione di corrente aveva il fattore di reazione a denominatore, quindi mi riduceva fortemente l'impedenza d'uscita. Allora, quindi, insomma, man mano che andiamo avanti si capisce dov'è che si, com'è che la cosa si forma, no? Aggiustando il prelievo, scegliendo il tipo di prelievo, aggiusto l'impedenza d'uscita. La posso aumentare di molto o diminuire di molto.
aggiustando il tipo di iniezione, aggiusto l'impedenza d'ingresso, lo posso aumentare di molto o diminuire di molto, e ho quattro combinazioni, quindi tutte le possibilità ho a disposizione. Per completare il discorso guardiamo l'ultimo caso e poi riassumiamo. L'ultimo caso, il 4, cosa ci manca? Abbiamo detto, dobbiamo fare stavolta è tutto con le correnti, quindi inserzione di corrente e prelievo. Di corrente. Quindi di nuovo ricordiamoci come sono fatti le reti di inserzione e di prelievo, quindi questa è A, questa è beta. Il prelievo di corrente abbiamo già visto, dobbiamo prendere la corrente d'uscita, farla passare nel carico e poi farla passare all'ingresso della rete del beta. Per il per l'inserzione di corrente dobbiamo fare la stessa cosa, cioè prendere la corrente d'uscita della rete la corrente d'uscita della rete del beta IF, sommarla alla corrente che proviene dal generatore d'ingresso. Chiaramente la somma non viene proprio perfetta perché c'è il generatore d'ingresso, lo scriviamo con l'equivalente Norton, quindi c'è questa resistenza, e poi lo buttiamo tutto dentro l'ingresso della rete di A. Ok, quindi questo è il circuito. Quindi abbiamo una V da questa parte, una U di qua. Di qua abbiamo una IF e una UF. Questo, scusate, no, ho sbagliato una cosa. Questo è beta, non A. E quindi scriviamo un'espressione come quantità, di nuovo la stessa matrice 2x2, come quantità di ingresso prendiamo come prima la grandezza che viene prelevata e come prima di uscita la grandezza che viene inserita, IF, e quindi qui ci mettiamo VF e qui ci mettiamo U. Quindi questa, la prima cosa è beta, beta stavolta è una transconduttanza perché è la corrente d'uscita della rete beta diviso la corrente, la, no, è un numero puro, corrente d'uscita diviso la corrente d'ingresso, calcolata per VF uguale a 0. Qua invece c'è IF diviso VF per U uguale a 0, questa è una, la posso chiamare 1 su R o beta, dove R o beta è l'impedenza d'uscita calcolata per U uguale a 0. Qui invece c'è una V diviso U per VF uguale a 0, quindi questa è un'impedenza, in particolare l'impedenza della porta d'ingresso del beta, quindi è V diviso U per VF uguale a 0. E poi, come al solito, la nostra approssimazione che consiste nel mettere qua uno 0. Fatto questo, possiamo andare a fare il calcolo di A con E. Quindi dobbiamo prendere la rete di azione. In uscita, come è fatto? Qua abbiamo RL e qui abbiamo R beta. E qua abbiamo invece... non ho disegnato il circuito equivalente, beh, non lo disegno qua, lo faccio direttamente nello schema. Vedete,
nel circuito equivalente, la prima equazione mi dà la maglia d'uscita. IF, la corrente d'uscita, è uguale a beta U, che è un generatore di corrente controllato a corrente, più un altro termine, quindi siccome sto sommando due correnti vuol dire parallelo, DVF su RO beta. Quindi io qui dovrei mettere in pratica ho due rami in parallelo, un ramo che mi manda una corrente beta U e un altro ramo che in pratica è un'impedenza RO beta, perché questo è VF e quindi attraverso quel ramo passa una corrente che è VF diviso RO beta. Quindi così faccio la somma, no? La somma viene fatta portando i due rami allo stesso nodo, cioè mettendoli in parallelo. A questo qui va qua, no, sbagliato, è una somma di correnti, devo fare, quindi va qua, questo va a 0 e qua entra anche il generatore d'ingresso che descrivo con l'equivalente di Norton, quindi IS ed RS. Quindi questo è il circuito. Quindi ricapitoliamo, A con E in questo caso come è definito? Come IU diviso IS per beta uguale 0. E quindi facciamo lo stesso discorso, per beta uguale 0 IU è uguale ad A con E per IS. Se invece beta è diverso da 0, cos'è che succede? Vabbè, niente, di nuovo, come al solito, beta U, si accende questo generatore di corrente che finisce in parallelo a IS, quindi si sommano la corrente beta U alla corrente IS, quindi qui mi viene semplicemente un IS più beta U. Che vuol dire che A con F, definita come U diviso IS, è uguale ad A con E diviso 1 meno beta con E. E in tutti e quattro i casi abbiamo trovato la stessa espressione per A con F. A che cosa mi serve? Di nuovo, mi serve riconoscere che la cosa è la stessa. È comodo perché, vedete, io adesso devo sapere soltanto quanto vale beta, quanto vale A con E se spengo la funzione di trasferimento, se spengo la reazione, cioè A con E, e poi a questo punto ho la funzione di trasferimento per qualunque valore di beta. A questo punto io posso anche fare il calcolo, perché non mi viene complicato. Come faccio? Beh, innanzitutto il calcolo di A con E è facile, perché ho da scrivere soltanto due equazioni, scriviamo nel rosso tanto per distinguere. Innanzitutto ho VI, che è uguale alla somma delle correnti per le impedenze su cui queste correnti cadono, quindi c'è IS, devo fare beta uguale 0 in questo caso, quindi mi viene soltanto IS che moltiplica RS parallelo RO beta parallelo ad RI in. Una volta che ho VI conosco, posso andare alla maglia di uscita. La maglia di uscita, ho generatore VI e la resistenza interna della rete di azione Rout. Quindi stavolta U sarà uguale a A per VI diviso la somma delle resistenze della maglia di uscita, quindi Rout più RL più R beta. Quindi stavolta posso fare A con E, che è uguale a, scriverò direttamente, a U diviso IS calcolato per beta uguale 0. Vedete, qui ho U in funzione VI, sopra c'è VI in funzione IS, quindi è tutto facile. Devo fare A diviso Rout più RL più R beta, che moltiplica RS parallelo RO beta parallelo R in. Ok, e adesso ci siamo. Posso calcolare anche stavolta le due resistenze d'ingresso e d'uscita, però
Ora non devo dire francamente, non ho bisogno di fare granché, perché vi dico già, vi dico l'espressione, ormai vengono tutte uguali. Ricapitolando, RIF che cos'è? È VS diviso IS calcolato con, nel caso di inserzione di corrente, deve essere calcolato con RS che tende a infinito, no? Generatore di corrente reale. Questo l'abbiamo appena calcolato prima e viene esattamente la stessa cosa, perché la maglia d'ingresso è la stessa, quindi vedete, in pratica l'abbiamo calcolato qua un attimo fa, questa espressione qui l'abbiamo già calcolato, è la stessa definizione. L'unica cosa che cambia è che qui c'è ancora prima, questo col generatore di corrente in ingresso, questo l'abbiamo calcolato un attimo fa, e la resistenza ingresso è questa, VS su S per RS che tende a infinito, abbiamo fatto questo conto. Qui l'unica cosa che cambia di questo conto è che qui non ci va beta V, ma nel nostro caso ci andrebbe beta IU, e la IU sarebbe A con E diviso 1 meno beta A con E IS. Fatta questa sostituzione il conto è tutto uguale, quindi viene esattamente lo stesso risultato. Ok, quindi mi viene un R o beta parallelo R in diviso 1 meno beta con E, eccetera eccetera. Quindi R o beta parallelo R in diviso 1 meno beta A con E calcolato per RS che tende a infinito. Qui dico esattamente stesso, diciamo stessa derivazione del caso 2. Per questo non lo sto a fare. ROF da definizione deve essere VU0 diviso IUCC, e viene esattamente quello che abbiamo trovato nel caso 3 un attimo fa, cioè viene questa roba qua. Di nuovo vanno calcolate, questa qua è perfettamente identica, l'unica cosa che cambia, guardate qua, è che qui invece di avere VS, cioè IS, perché la grandezza ingresso è IS, poi il resto è perfettamente identico, quindi qui viene un R out più R beta per la stessa cosa. Quindi qui mi viene R out più R beta per 1 meno beta A con E calcolata per RS che tende a infinito. Qui ci posso scrivere stessa derivazione del caso 3. Ma RL. No, ho sbagliato, non è RL, ma poi che tende a 0. O a 0 infinito, questo non mi ricordo, aspettate un attimo. 0 e 0, perché c'è qua lo 0, 0. Quindi in generale possiamo, a questo punto possiamo ricavare un pochino tutte le espressioni generali, no? Perché abbiamo che
Proviamo a fare questa cosa, che non l'ho mai fatta, ma secondo me viene bene. Allora io posso provare a fare così, vediamo un po'. Abbiamo quattro combinazioni, facciamo una matrice 2x2, ok? Quindi facciamo qua il prelievo e qui l'inserzione. Il prelievo può essere di tensione. O di corrente, va bene? Tenete presente, il prelievo di tensione si chiama anche prelievo parallelo, perché il carico, l'uscita della rete di azione e l'ingresso della rete di reazione sono in parallelo. Prelievo di corrente si chiama anche prelievo serie, perché l'uscita della rete di azione, il carico e l'ingresso della rete beta sono in serie, cioè sono attraversate dalla stessa corrente. Che l'inserzione può essere di tipo di tensione, oppure può essere di, no, di tensione si o di corrente. L'inserzione di tensione si chiama inserzione serie. Vedete, è diverso. Il prelievo di tensione si chiama parallelo. L'inserzione di tensione si chiama serie perché sommo delle tensioni, quindi metto in serie il generatore d'ingresso, l'uscita della rete di reazione e l'ingresso della rete di azione. Metto in serie perché sommo la tensione, sono attraversate tutte dalla stessa corrente. Invece l'inserzione di corrente si chiama inserzione parallelo perché metto in parallelo, sommo le correnti, quindi metto in parallelo l'uscita della rete beta, il generatore di ingresso e l'ingresso della rete di azione. Allora, cerchiamo di vedere le somiglianze e le differenze. No, abbiamo visto innanzitutto, vediamo un po' se c'è un modo più facciamo con i colori. Allora, abbiamo visto che A con E è uguale sempre a no, A con F è uguale sempre ad A con E diviso 1 meno beta con E, in tutti i casi, va bene? Anche se le quantità sono definite in modo differente. Però questa cosa l'espressione qua è sempre la stessa. Questa bene, facciamo un giallo. Questo è uguale. Invece la resistenza di ingresso RIF dipende dal tipo di inserzione, quindi sarà uguale per questi due casi che hanno inserzione uguale. Che cosa viene? Se l'inserzione è di tensione, io qui ho Rin più RO beta che moltiplica 1 meno beta con E calcolato per RS che tende per RS uguale a 0. Quindi questa è l'espressione che ho nei casi di inserzione di tensione. Mentre invece quando faccio un'inserzione di corrente, l'impedenza d'ingresso viene abbattuta dal fattore di reazione. Quindi qui mi viene innanzitutto il parallelo di Rin e RO beta, perché ho tutto in parallelo, e poi mi viene qua una cosa a dividere, 1 meno beta con E
Questa è calcolata per RS che tende a infinito, perché è un generatore di ingresso di corrente, quindi per farlo ideale devo mettere RF che tende a infinito. E qui mi viene, quindi così, diviso 1 meno beta A con E per RS che tende a infinito. Vedete, quindi l'impedenza d'ingresso dipende soltanto dal tipo di inserzione. Facciamo così, quindi questo è una cosa, e questa mi è uguale, ok? Poi invece il prelievo ha effetto sull'impedenza d'uscita, perché quando faccio il prelievo di tensione l'impedenza d'uscita mi viene bassa, mi viene ROF uguale all'impedenza di uscita della rete di A con E, che è Rout parallelo RI beta, diviso il fattore di reazione 1 meno beta A con E. A con E calcolato per RL che tende a infinito, perché sono a vuoto, devo mettermi qui, stesso discorso, ROF è uguale a Rout parallelo a RI beta calcolato per 1 meno beta A con E, dove A con E è ottenuto per RL che tende a infinito. Ok. Quando invece faccio il prelievo di corrente, l'impedenza d'uscita mi aumenta di fattore di reazione. Mi viene l'impedenza d'uscita della rete di A con E, che stavolta è la serie delle due resistenze, perché è un circuito serie, per 1 meno beta A con E, calcolato stavolta per RL uguale a 0, invece che infinito. Perché è una corrente in uscita, quindi per massimizzare la situazione metto un carico nullo. Questi sono risultati che abbiamo già trovato, li sto soltanto ricopiando per farvi vedere la relazione che c'è tra il tipo di impedenze quindi stavolta la dipendenza è dal tipo di prelievo, quindi prendiamo questi due colori. Questo qui è uguale a questo, invece non si vedrà niente, no, si vede, vabbè, insomma, tanto. Un evidenziatore un po' scuro, ma si vede. Quindi vedete, a seconda di cosa voglio fare delle impedenze, scelgo quale quadrante trovare. Ok, ci fermiamo.